Se per un istante Dio si dimenticasse che sono una marionetta di stoffa e mi facesse dono di un pezzo di vita, probabilmente non direi tutto ciò che penso, ma penserei a tutto ciò che dico. Valuterei le cose non per il loro valore, ma per ciò che significano. Dormirei poco, sognerei di più, essendo cosciente che per ogni minuto che teniamo gli occhi chiusi, perdiamo 60 secondi di luce. Andrei avanti quando gli altri si ritirano. Mi sveglierei quando gli altri dormono. Ascolterei quando gli altri parlano. E con quanto piacere gusterei un buon gelato al cioccolato. Se Dio mi desse un pezzo di vita, mi vestirei in modo semplice. E prima di tutto, butterei me stesso in fronte al sole, mettendo a nudo non solo il mio corpo, ma anche la mia anima. Dio mio, se io avessi un cuore, scriverei il mio odio sul ghiaccio e attenderei che sparisca il sole. Dipingerei sulle stelle un sogno di Van Gogh, una poesia di Benedetti e una canzone di Serrat. Sarebbe la serenata che offrirei alla luna. Bagnerei con le mie lacrime le rose per sentire il dolore delle loro spine e l'incarnato bacio dei loro petali. Dio mio, se avessi un pezzo di vita, non lascerei passare nemmeno un istante senza dire alla gente che amo, che l'amo. Convincerei ogni donna o uomo che sono i miei preferiti e vivrei innamorato dell'amore. Agli uomini dimostrerei quanto sbagliano nel pensare che si smette di innamorarsi quando si invecchia, senza sapere che si invecchia quando si smette di innamorarsi. Ad un bambino darei delle ali, ma lascerei che impari a volare da solo. Ai vecchi insegnerei loro che la morte non arriva con la vecchiaia, ma la dimenticanza. Tante cose ho imparato da voi uomini. Ho imparato che tutto il mondo vuole vivere in cima alla montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel modo di scalare la scarpata. Ho imparato che quando un bimbo appena nato stringe con il suo piccolo pugno per la prima volta il dito di suo padre, l'ha afferrato per sempre. Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare un altro uomo dall'alto soltanto quando deve aiutarlo ad alzarsi. Sono tante le cose che ho potuto imparare da voi, anche se più di tanto non mi serviranno, perché quando leggerete questa lettera starò morendo infelicemente.